Autobus vecchi, troppo vecchi, questa è la polemica che si è sentita nei giorni scorsi a La Spezia, e un botta e risposta anche velenoso. A questo punto come chiudiamo questa polemica? Ma io non amo fare polemica, però quando mi ci tirano in mezzo, insomma, non le mando davvero a dire. Autobus vecchi, certamente, e non voglio usare quella frase che ogni tanto si usa, ma il comune è mezzo gaudio. Noi abbiamo un'età media di un po' meno di 12 anni e mezzo, che è più bassa dell'età media italiana, ma questo appunto non vuol dire che andiamo bene, anzi stiamo cercando finanziamenti anche come azienda, forte dei bilanci che abbiamo prodotto in questi ultimi 2 anni per poter rinnovare la flotta, e lo stiamo facendo. La polemica è nata principalmente per un difetto di comunicazione interna all'azienda, dove io ho riportato un'età dei mezzi che abbiamo comprato usati dalla Germania, Mercedes, di 6 anni anziché di 10. Tengo a precisare una cosa, che i mezzi sono in circolazione, quindi tutti i cittadini lo possono vedere, i cittadini e gli autisti stanno apprezzando molto questi mezzi. Se ne ritrovassi di uguali, li ricomprerei immediatamente della medesima età. E naturalmente quello che qualcuno potrebbe pensare, ma avete sbagliato il prezzo di acquisto? No, il prezzo di acquisto è quello giusto, è stato soltanto veramente un errore materiale che è stato strumentalizzato da chi fa della strumentalizzazione il proprio mestiere. Ma è politica da 4 soldi quella lì. E lo ha ricordato anche oggi all'inaugurazione di questo servizio alle Cinque Terre, i turisti, chi arriva in un territorio, la prima cosa che nota e che ricorda è il trasporto pubblico locale. Quanto c'è ancora da fare alla Spezia? Ma c'è ancora da fare tantissimo, certamente, perché il trasporto pubblico locale è il biglietto da visita di una comunità, di un territorio. Capita a tutti noi quando andiamo all'estero e la prima cosa che incontriamo quando arriviamo è qualcosa del trasporto pubblico locale, che si inserisce nel contesto generale della mobilità, però il trasporto pubblico locale è il primo contatto che abbiamo con un paese straniero, con una città straniera. ATC nel suo piccolo e con le proprie risorse ha prodotto il biglietto per i croceristi, il biglietto giornaliero, un'app multilingua, quindi stiamo andando a presentare un'azienda che può meravigliare il turista che arriva sul nostro territorio. Questa esperienza che ci ha proposto Manarino, e continuo a ripetere la paternità di Manarino, per approcciare le Cinque Terre in un modo, non dico migliore, ma certamente in un modo nuovo, è un bel esempio di quello che si può fare sul nostro territorio. ATC sarà sempre a fianco di queste iniziative e, nei limiti della propria missione, che è fare trasporto pubblico locale, intende investire in rinnovamento non soltanto della flotta, ma anche tecnologico, ma anche di rapporti con i clienti. Dobbiamo migliorare anche in quello.